Cari amici baschettari, bentornati in questo nuovo video nella rubrica Face to Face, dove ci metteremo faccia a faccia con i giocatori per capire di che pasta sono fatti. Oggi parliamo di un giocatore che nei primi anni 90 ha indubbiamente influenzato le menti dei bambini che iniziavano a giocare a pallacanestro in quell'epoca, come me. C'è chi lo ama e c'è chi non lo sopporta. In qualunque dei casi è innegabile il contributo che ha dato alla pallacanestro italiana. Parliamo di Gianmarco Pozzecco, 181 cm per 74 kg. Nome in codice, la mosca atomica. Il Poz è nato a Gorizia il 15 settembre del 1972 ed è stato un playmaker pieno di estro e di carattere. Cresce a Trieste, ma nel 1991 debutta in A2 con la Rex Udinese. Nel 93 passa alla Libertas Livorno, dove gioca solo una stagione. Nello stesso anno viene ceduto alla Pallacanestro Varese, dove con i suoi compagni di banda Menego Meneghin, Sandrone De Paul e Jack Galanda, gruppo che potrebbe suscitare una certa invidia ai protagonisti di Una notte da leoni, vince lo scudetto contro il Treviso, squadra che stava dominando sia in Italia che in Europa. Pensate che in quella partita, poco dopo l'inizio del primo quarto, un giocatore del Treviso gli rifila una gomitata in faccia rompendogli il naso. Quella partita però era troppo importante, c'era in ballo lo scudetto. Dunque lo medicarono con dei tamponi e lui rientrò in campo con una rabbia e un'aggressività agonistica che in confronto Bruce Barner poteva solo sbattergli i tappetini della macchina. A quel punto il Poz pensò: bene, adesso ci vuole un gesto di pura follia, qualcosa che ammazzi la partita. E al tredicesimo minuto del secondo quarto infila una tripla da una distanza improponibile e mentre torna in difesa, con la folla letteralmente impazzita, ostenta un movimento del tutto convulso e incontrollato, passato poi negli annali dei filmati della pallacanestro italiana. Da lì in poi Pozzecco e i suoi compagni giocarono a un livello eccezionale che la fortissima Treviso non riuscì a contenere. E fu così che dopo 21 anni la pallacanestro varese vince il suo decimo scudetto, quello che valeva la stella. Ma vi racconto anche un aneddoto. Durante i festeggiamenti in giro per la città, la polizia ritira la patente a Pozzecco per guida in stato di ebbrezza. In quel momento, mentre gli stavano facendo l'alcol test, viene circondato da una marea di gente che inneggiavano cori a suo favore del tipo Pozzecco libero. Poco dopo lo scudetto ci furono gli europei di Francia sotto la guida del boscia Tanovic, che a differenza di Recalcati, l'allenatore del Varese, non tollera gli atteggiamenti così indisciplinati e spumeggianti del nostro Poz. Infatti, per conflitti interni con l'allenatore,
Pozzecco decide di abbandonare la nazionale, che quell'anno vinse gli europei. Il problema è che il pazzo della pallacanestro italiana, dalla cresta alta e spesso colorata, viene apprezzato da molti, ma non dagli allenatori puristi della pallacanestro. In una sua intervista lui stesso dichiara questo, forse per meglio giustificare le sue azioni. La situazione è più o meno questa. Per me giocare a pallacanestro era, equivaleva a un orgasmo, no? Cioè mi piaceva veramente molto. E quindi è come se tu sei su un letto, stai facendo l'amore con la donna di cui sei perdutamente innamorato e a un certo punto arriva quello che sostanzialmente non esiste, ma che nella pallacanestro c'è, l'allenatore, e dice cambio, adesso ce la ciula un altro. Cioè, voglio dire, come reagisci? Quantomeno ti girano le palle. L'unico che riesce veramente a gestirlo è proprio Charlie Recalcati, che nel 2004 diventa il CT della nazionale per le Olimpiadi di Atene, dove la mosca atomica verrà convocata. In semifinale, per la medaglia d'argento, l'Italia deve affrontare la Lituania, campionessa d'Europa e favorita per la medaglia d'oro. Nonostante sulla carta gli avversari siano più forti dell'Italia, la squadra ha completamente fiducia in Pozzecco che, nonostante le sue capacità fisiche siano inferiori, dimostra di avere un'atleticità e una leadership fuori dal comune. Anche qui Pozzecco mette a segno, dopo un rimbalzo preso a 90 metri da terra, una tripla in contropiede con un arresto e tiro, che infonderà un coraggio allucinante agli azzurri e darà un messaggio chiaro e preciso alla Lituania. Voi siete più forti, voi siete più grossi, voi siete favoriti, ma noi siamo più cattivi e cazzuti e voi non vincerete. Dopo una gara eccezionale da parte degli azzurri, la Lituania si piega, mandandoli così in finale contro l'Argentina. Nella partita per la medaglia d'oro, però, Pozzecco ebbe uno dei suoi colpi di testa. Dopo un fallo che gli viene fischiato, inizia a litigare con arbitri e giocatori. Quindi Recalcati non poté fare altro che richiamarlo in panchina, facendolo rigiocare poi solo altri pochi minuti per il resto della partita. L'Italia alla fine perse quell'incontro, portandosi a casa il secondo posto, la medaglia d'argento. Ma c'è ancora una cosa che non vi ho detto che è assolutamente degna di nota. Prima delle Olimpiadi si disputò un amichevole tra Italia e Stati Uniti d'America. Il coach Larry Brown, che aveva appena vinto con i San Antonio Spurs il campionato NBA, aveva a disposizione un roster che in teoria avrebbe dovuto vincere quelle Olimpiadi a piedi scalzi, con gli occhi cavati e saltellando su una gamba sola. Nel suo roster c'erano scarsoni del tipo Allen Iverson, Dwayne Wade, Tim Duncan, Lamar Odom, per non parlare di due rookie a caso come Carmelo Anthony e LeBron James. In una conferenza pre-partita, un giornalista chiese ad Allen Iverson che cosa pensasse di Pozzecco, la nostra mosca atomica. Iverson rispose con grande faccia tosta, dicendo: "Who is Pozzecco?". Tim Duncan invece, 5 anni prima, aveva giocato un amichevole con i suoi San Antonio Spurs contro la squadra del Varese e a fine partita, in post-conference, disse: mi piace quello lì con i capelli rossi". All'inizio l'Italia subisce molto la prestanza fisica degli americani, ma poi, con un attacco serrato e un ritmo di gioco fuori dal comune, riescono a mandare in tilt la loro difesa, soprattutto nel terzo quarto, con un'azione che li vede in tagli, passaggi dietro la schiena, scarico del pozzo al suo compagno che segna di gancio. E gli americani non possono fare altro che ballare su se stessi in preda alla confusione totale. Ma in tutto questo, il baldanzoso LeBron James, il futuro della pallacanestro, ha contato come un 2 di coppe in una briscola di bastoni. L'Italia vince e l'America. Come vi ho già detto prima, gli italiani alle Olimpiadi vinceranno la medaglia d'argento. Gli americani, invece, vinceranno la medaglia di bronzo.
Praticamente sono stati schiaffeggiati due volte in un mese solo. Che goduria! Concludiamo questo face to face dicendo che negli anni successivi Pozzecco milita anche in altre squadre, talvolta pure in Europa. Torna in Italia il 15 maggio del 2008 al Palasport del Mauro di Avellino per dire addio alla pallacanestro. A tre minuti prima della fine dell'incontro, dove ormai il risultato era già stato decretato, il Poz dalla platea, dai giocatori, dagli allenatori, dagli assistenti, da tutti quanti, si prende i suoi meritati applausi per una carriera così speciale. Dopo il suo ritiro non scompare dal mondo della pallacanestro, infatti si ripresenta nelle vesti di allenatore, allenando diverse squadre, ultima tra queste la Dinamo Sassari, dove nel 2019 vince la FIBA Europe Cup contro i tedeschi del Würzburg. Nello stesso anno riesce a portare in finale la squadra, a gara 7, perdendo contro la fortissima Reyer Venezia. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a metterci un bel mi piace e a commentare, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Nel frattempo, se qualcuno vi dovesse chiedere perché vi piace la pallacanestro, quello che dovete rispondergli è che il basket è un'altra cosa. Ciao!